In una dieta vegana la preparazione dei cibi generalmente è molto più controllata, abbiamo più controllo su quello che stiamo preparando e su quello che andiamo a mettere nel piatto per introdurre più proteine, più aminoacidi e altri elementi necessari durante l'attività sportiva o nella vita normale di tutti i giorni. Spesso dopo aver mangiato abbiamo quel solito sonnellino, vogliamo pennichellare. Con una dieta vegana generalmente questo non succede, anzi dopo mangiato ci sentiamo attivi e già pronti per prendere le attività fisiche o lavorative che siano. Si sono creati tantissimi falsi miti, tra cui che non sia abbastanza proteica, che non dia abbastanza elementi, che sia carente. Intorno al mondo del bodybuilding, dei weightlifter e dei powerlifter, i soliti stereotipi che si possono vedere fin dagli anni 60. Le cose sono cambiate, le diete sono cambiate, i prodotti disponibili per la gente è cambiata. Come tutte le diete ha bisogno di un controllo, quindi anche la dieta vegana può essere ricca di proteine. Una dieta vegana ci può insegnare che, ad esempio, utilizzando i giusti carboidrati possiamo sentirci sazi senza incorrere in estrema ritenzione idrica e grassi aggiunti con zuccheri non necessari al nostro corpo. Se l'argomento ti interessa, se ti è piaciuto e vuoi sapere di più, pollice su e consiglia questo canale, condividi con tutti i tuoi amici anche su Instagram e Facebook.